Oggi abbiamo rinviato perché non riusciamo. Slitta tutto a causa del maltempo. Sarebbe dovuto essere il giorno della verità, il giorno della super perizia sulla viadotto Puleto sotto sequestro per rischio collasso dallo scorso 16 gennaio, ma a causa del forte vento e delle forti piogge tutto è saltato. A Pieve Santo Stefano il consulente incaricato dal GIP del Tribunale di Arezzo, il professor Claudio Modena, docente dell'Università di Padova, che avrebbe dovuto ispezionare il viadotto. A seguito del sopralluogo sarebbero così potuti ripartire i lavori di sistemazione sul ponte da parte di ANAS per andare verso la tanto attesa riapertura del tratto al traffico pesante, ma tutto è saltato a causa del maltempo. Adesso dobbiamo sentire la disponibilità anche degli altri. Purtroppo una giornata oggi no. Il consulente aspetterà a stabilire se c'è stata davvero un'omessa manutenzione del viadotto, come ipotizza il procuratore capo di Arezzo Roberto Rossi, con gli avvisi di garanzia a 5 dirigenti e funzionari dell'ANAS, e se c'era davvero il rischio di crollo. Il sequestro risale allo scorso 16 gennaio. Nel mese di febbraio il tratto era stato riaperto al traffico leggero con una serie di prescrizioni, mantenendo però lo stop a tir e camion, comportando così enormi disagi per l'economia del territorio. Per questo motivo è in programma per domani un presidio organizzato da CGIL, CISL e UIL. Allo svincolo di Sansepolcro arriveranno così i lavoratori in rappresentanza dei territori colpiti dalla spaccatura per richiedere la riapertura in tempi brevi.